Il principe Harry e Meghan hanno ragione a temere per la loro sicurezza in Gran Bretagna, ha affermato un commentatore reale, sostenendo che uno dei neonazisti che in precedenza aveva minacciato il duca è già stato rilasciato dopo aver scontato un ordine di detenzione e addestramento di 18 mesi. Sabato, è stato rivelato che il duca di Sussex, 37 anni, è coinvolto in un'offerta legale per pagare la protezione della polizia nel Regno Unito. Harry ha detto che non è in grado di riportare la sua famiglia in Gran Bretagna perché è troppo pericoloso senza la protezione della polizia. Il principe Harry ha perso la sicurezza della polizia finanziata dai contribuenti quando lui e Meghan si sono ritirati dai doveri reali nel 2020. Attualmente, la coppia paga per la sicurezza privata negli Stati Uniti, dove ora vivono con i loro due figli. Il duca ha presentato una richiesta di riesame giudiziario contro la decisione del Ministero dell'Interno di non consentirgli di pagare personalmente la sicurezza mentre si trova nel Regno Unito. Una dichiarazione rilasciata da un rappresentante legale dei Sussex spiegava la preoccupazione del duca per la sua sicurezza quando visitava il suolo britannico. Una dichiarazione degli avvocati di Harry che dettagliava l'azione legale diceva: «Il principe Harry ha ereditato un rischio per la sicurezza alla nascita, per tutta la vita. Rimane il sesto in linea di successione al trono, ha servito due turni di combattimento in Afghanistan e negli ultimi anni la sua famiglia è stata sottoposta a ben documentate minacce neonaziste ed estremiste». Il commentatore reale Richard Fitzwilliams afferma che il duca ha indubbiamente bisogno di protezione per lui, sua moglie Meghan Markle e i loro due figli, quando visitano il Regno Unito a causa della sua posizione di rilievo e della sua storia. Aggiunge che in particolare le preoccupazioni di Harry per la sicurezza sono confermate poiché uno degli adolescenti incarcerati per aver incitato ad attacchi terroristici al principe e ad altri obiettivi è stato ora rilasciato.